Sì, sicuramente è importante ragionare e farlo magari anche di più rispetto a quello che siamo stati abituati a fare. Lo diceva bene Emanuela prima, purtroppo ci siamo un po' disabituati, no? A riflettere, affrontarci e a metterci in gioco. Insomma, chiaro che quest'anno e mezzo ci ha provato tutti, quindi tutti eravamo concentrati sul contingente, tutti volevamo affrontare nel modo più rapido e efficace possibile i problemi che la pandemia aveva ingenerato, però non dobbiamo perdere l'abitudine di guardare un po' oltre al giorno dopo, insomma, oltre anche al nostro mandato, parlo di noi amministratori. E prima si diceva, lo diceva bene prima Marinella, il volontariato ci aiuta molto a leggere i bisogni, cioè la prossimità con la quale voi lavorate, passatemi il tema, con la quale vi impegnate quotidianamente sul territorio, noi non ce l'abbiamo, nel senso che noi, per quanto ci sforziamo come istituzioni, non riusciamo ad essere così capillari, così puntuali come lo siete voi. E quindi un'interlocuzione tra istituzione e volontariato per cercare di migliorare la mappatura delle fragilità vecchie e nuove. Le telefonate che sono state fatte in questo periodo sono molto preziose. Un po' perché naturalmente abbiamo dato conforto e sostegno a tante persone sole, ma non solo per questo, perché ci hanno consentito di fare una prima mappatura o comunque di sviluppare un'ulteriore mappatura di questi bisogni. Non dobbiamo perdere questo patrimonio. La cosa che dovremmo, secondo me, impegnarci a fare per il futuro tutti insieme, è un lavoro che deve essere inevitabilmente collegiale, è questo: far sì che i bisogni, le fragilità di questo territorio che sono in continua evoluzione vengono costantemente monitorati e mappati. Se noi non conosciamo i bisogni dei nostri territori, difficilmente siamo in grado di dare anche una risposta a questi bisogni. E quindi provare a creare una sorta di osservatorio permanente di queste fragilità, mettendo a valore l'esperienza di questo anno e mezzo, perché comunque stavolta, no, ok, non so se. Ho un cattivo rapporto con questo microfono. Dicevo, è stata un'esperienza anche sfidante e dobbiamo mettere a valore quello che abbiamo fatto, che abbiamo fatto. I temi su cui lavorare sono sicuramente quelli che ricordava adesso Davide, il tema dell'alfabetizzazione digitale, no? Sconfiggere o comunque affrontare il digital divide, che in questo momento diventa ancora più forte. Cioè, le persone che hanno meno strumenti digitali rispetto a quelli che ne hanno di più rischiano veramente di pagare un prezzo alto alla globalizzazione, al fatto che ormai senza questi strumenti tanti diritti ti vengono quasi negati o comunque si indeboliscono, diciamo, per chi questi strumenti non li utilizza al meglio. L'altro tema, secondo me, lo dicevo anche nel mio intervento precedente, è fare lavorare di più in squadra le associazioni. Vi faccio un esempio concreto che riguarda Cotignola. La nostra struttura residenziale per anziani, la nostra CRA, sta sviluppando un progetto anche di crowdfunding, eccetera, per qualificare e riqualificare il giardino esterno della struttura. Ci siamo resi conto tutto di quanto siano importanti gli spazi esterni, soprattutto nelle strutture residenziali, dove per tanto tempo i nostri anziani purtroppo sono rimasti proprio chiusi tra queste quattro mura, senza poter dialogare con nessuno, mentre prima erano abituati anche solo a fare un giro al mercato, andare ad un'iniziativa pubblica, le iniziative non c'erano, tante cose. Quindi gli spazi esterni sempre di più diventano preziosi. Ecco, invece che ragionare solo su se stessa, quindi la struttura residenziale, la nostra ASP, eccetera, hanno deciso di aprirsi. Lunedì faremo un incontro con tutte le associazioni di volontariato del comune di Cotignola, gli presenteremo il progetto e proveremo ad attivare con tutte una collaborazione che può essere piccola o grande, non ha importanza, però è il senso di questo nuovo metodo di lavoro, cioè pensare che se c'è un progetto importante per la comunità, non è importante se è l'Auser che lo propone, se è il centro sociale, se è l'associazione Amici di. L'importante è che sia una ricaduta significativa per la comunità e se per portarlo avanti sono necessarie più forze, se si ritiene che ha un valore, lo si condivide, lo si socializza e ognuno può su quel progetto metterci il proprio pezzo di lavoro, di responsabilità e anche di risorse, perché naturalmente i progetti si portano avanti anche con le risorse economiche. Ecco, forse questo può essere una nuova modalità che potrebbe davvero aiutarci tutti a
magari fare anche un progetto in meno, ma farlo tutti insieme, perché dividerci in micro progetti probabilmente non riusciamo a raggiungere un risultato positivo. Mentre, e su questo chiudo, sui temi della socialità dovremo imparare sempre di più a fare cose piccole, micro eventi, andare a casa delle persone e farle partecipare. Lo stiamo provando a fare tutti, no? Tutti i comuni hanno dovuto sperimentare una modalità diversa di organizzazione degli eventi. Penso che il futuro sarà sempre di più così, sempre meno macro eventi, macro sagre, eccetera, ma sempre di più piccole cose che vanno nei quartieri, che si avvicinano sempre di più alle persone, che consentono anche a meno possibilità di partecipare e quindi di sentirsi meno solo, di uscire dalle proprie case, perché naturalmente oltre alla solitudine noi dobbiamo combattere un fenomeno che purtroppo si è accelerato in questo periodo e riguarda tutti, non solo gli anziani, ma riguarda anche i giovani. Proprio la difficoltà ad uscire, a recuperare le relazioni. Cioè ci sono dei ragazzi, lo sentiamo dai servizi specialistici dell'azienda sanitaria, che durante questa pandemia hanno talmente preso, come dire, l'abitudine a usare solo il cellulare, i social, a fare tutto da casa, che davvero non hanno più la forza di uscire e di riallacciare le relazioni che avevano prima nello sport, nel volontariato, in un parco pubblico, eccetera. Fanno fatica ad uscire, è una cosa tremenda questa qui, quindi dobbiamo davvero sconfiggere questa tendenza a chiudersi in se stessi, che è di tutti, e per farlo collaboriamo tutti insieme e proviamo il più possibile a portare bellezza, piacere di stare insieme, socialità vicino alle persone, quindi per far uscire anche quello che ha più remore a farlo. Questo credo sia la sfida più importante che abbiamo di fronte e, come abbiamo detto tutti, è una sfida che si affronta collettivamente, altrimenti non ne usciamo sicuramente fuori.